grazie per avermi accolto. Sono Roberto Pivesan della società. Come va? Bene, grazie. E lei? Ma diciamo abbastanza bene. Niente, io avevo suonato il campanello perché volevo così presentarmi in qualità di possibile fornitore. Noi trattiamo, volevo vedere se potevamo essere utili alla vostra azienda. Ma guardi, il fatto è che noi siamo già seguiti da un fornitore storico. Beh, certo, immagino. Noi come azienda abbiamo comunque in serbo dei servizi, dei prodotti vantaggiosi per i nostri clienti. Siamo ottimi in questo tipo di servizio. È che ci troviamo bene con il nostro fornitore. Ottimo. Vabbè, ma per essere valutato da voi che sistema devo utilizzare? Come posso fare? Facciamo così. La chiamiamo noi quando avremo bisogno. Ah, ho capito. Beh, nel caso non vi sentissi, mi farò vivo io. Grazie, molto gentile. Buongiorno, intanto volevo ringraziarla per l'appuntamento che le abbiamo confermato. Come le anticipavo telefonicamente, io rappresento la società e considerato la vostra attività volevo propormi per capire se potevo essere utile per il vostro lavoro. Come le ho anticipato al telefono, noi abbiamo già un paio di fornitori. Comunque mi lasci la documentazione, i prezzi e poi le faremo sapere. Ah, ho capito, per cui posso avere la speranza di essere considerato. Va bene, la ringrazio, molto gentile, buona giornata. Ah, guardi, come le ho anticipato al telefono, noi abbiamo già un paio di fornitori. Comunque, mi lasci la documentazione, i prezzi e poi le faremo sapere. Ma scusi, senta, adesso non è che dobbiamo stare qua tanto a raccontarci le cose. Tagliamo corto, lei forse non ha capito, ma io sono qui per farla risparmiare. Ok? Io mi alzo la mattina non per far perdere tempo ai miei clienti, né tanto meno perdere tempo io. Ok? Io devo farla risparmiare. Per me questa è una missione. Quindi, se ci mettiamo in queste condizioni, se no mi alzo e ne vado, non succede niente, ok? Io voglio fare risparmiare, questo è il concetto, questa è la filosofia. Lei mi deve ascoltare se vuole risparmiare, vuole buttare via soldi, le butti, non è un problema, ok? Cosa facciamo? Ah, allora, se così va bene.